Le piccole e medie imprese hanno festeggiato oggi il Tax Free Day, il primo giorno dell'anno in cui il piccolo imprenditore può iniziare realmente a mettere in tasca i guadagni della propria attività. Un'occasione anche per parlare di quanto la pressione fiscale incida sulle imprese della capitale. Sentiamo Massimo Tinagli. 279 candeline, tante quanto i giorni lavorativi che sono stati necessari agli imprenditori romani per pagare le tasse nazionali e locali. Una giornata, quella di oggi, che le piccole e medie imprese hanno voluto festeggiare soltanto simbolicamente con il Tax Free Day, ovvero il primo giorno del resto dell'anno in cui il piccolo imprenditore può iniziare realmente a mettere in tasca i guadagni della propria attività. I dati dello studio Città che vai, Fisco che trovi, condotto dal CNA nazionale, mette in evidenza quanto la pressione fiscale incida pesantemente sulle imprese della capitale. A Roma il fisco pesa il 71,48% sul reddito d'impresa, un record negativo se si confronta questo dato con altre grandi città italiane, come Milano, la cui percentuale è del 63,35%, e Torino, che registra il 66,91%. Un primato, quello del fisco sulle piccole e medie aziende, dovuto soprattutto al peso dell'IMU, il cui costo medio per impresa sfiora i 7.000 euro a Roma, il 37% in più rispetto a Milano, del 19% in più di Torino, della tassa dei rifiuti e dell'addizionale comunale IRPEF. In un momento recessivo la tassazione è fondamentale per creare le condizioni per far ripartire l'economia. Una giusta tassazione condivisa insieme alle istituzioni per avere una visione condivisa del futuro e dei soggetti che dovranno attuarlo. Roma è una città che è in grado di trainare la ripresa e deve iniziare a farlo.